Cari amici e sostenitori, bentrovati a questo undicesimo video che trasuda cultura pop rigorosamente vintage. Prima di tuffarci nel cuore della vicenda, vi esorto come sempre ad iscrivervi al mio canale, a mettere un like al video o a lasciare un commento prima di fuggire via. Cosa può esserci di peggio che vagare alla deriva nell'universo? Cosa fareste voi per sopravvivere a una tale sciagura? È la risposta che vuole darci Spazio 1999. La celebre serie TV ambientata sulla base scientifica lunare Alpha, un avamposto umano che aveva il compito di organizzare una spedizione sullo sconosciuto pianeta Meta, dal quale giungevano misteriosi segnali. Al comando della base viene subito nominato il capitano John Koenig, interpretato dall'attore Martin Landau, insieme alla sua collaboratrice, la dottoressa Ellen Russell, direttrice dello staff medico, ed interpretata dall'attrice Barbara Brain. A causa di un'enorme esplosione in un impianto di stoccaggio di scorie radioattive, il nostro satellite abbandona l'orbita terrestre e incomincia a vagare nello spazio. Prodotta dalla ITC Entertainment e dalla Rai, la serie arrivò in Italia solo nel 1976. Cosa accadeva però nel nostro paese e nel mondo mentre la Luna si perdeva nello spazio? Vediamolo insieme. Il 14 gennaio, nell'Italia degli anni di piombo, debutta in edicola il quotidiano La Repubblica. E fin dal primo numero si propone di far riflettere sui fatti più che raccontarli. Ora invece è diventato meno obiettivo di tutto sport. L'8 febbraio debutta al cinema Taxi Driver per la regia di Martin Scorsese e con Robert De Niro come protagonista. Interpreta il ruolo di Travis, un reduce della guerra del Vietnam, che, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e di alienazione. Per sfuggire quindi all'insonnia, decide di lavorare come tassista a New York. Per la prima volta il pubblico osservò in maniera cruda la conseguenza degli errori del Vietnam subite dai soldati abbandonati ai propri drammi interiori. Il 1 aprile, Jobs e Wozniak fondano la Apple, due appassionati di informatica in un garage della California con pochi dollari in tasca. Il risultato è l'inizio di un'avventura imprenditoriale senza precedenti. Il 10 luglio del 1976 è la data del disastro di Seveso, nome con il quale viene ricordato l'incidente avvenuto nell'azienda ICMESA, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina. Il veleno investì una vasta area di terreni di comuni limitrofi, e in particolar modo quello di Seveso. Il 29 luglio, Tina Anselmi diventa ministro del lavoro. Il presidente del consiglio, Giulio Andreotti, nomina come ministro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministro nella storia d'Italia. Il 31 luglio viene avvistata dalla NASA quella che sembra essere un'enorme scultura che riproduce un volto umano sulla superficie di Marte. Effetto ottico generato dall'obiettivo della sonda spaziale Viking 1 o la traccia di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni di persone che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte, pubblicata dalla NASA il 31 luglio del 1976. Il 25 settembre a Dublino nasce il gruppo musicale rock irlandese degli U2. Il 1 ottobre, invece, va in onda il primo episodio della celebre serie a cartoni animati Candy Candy. L'8 dicembre del 1976 gli Eagles pubblicano Hotel California, una pietra miliare della musica e tra le massime espressioni del country rock. Ma torniamo al nostro futuristico passato. Questi paradossi temporali farebbero impazzire anche il dottor Emmett Brown. Mi intenerisce sempre un po' vedere come negli anni 70 eravamo capaci di immaginare il nostro futuro. La realtà si è dimostrata molto più deludente. Più che i figli delle stelle, siamo diventati pronipoti dell'italiano vero, mirabilmente descritto da Toto Cutugno. Nel corso degli anni 50 e 60 il genere fantascientifico divenne un vero e proprio fenomeno pop. Dopo aver invaso le emittenti radiofoniche e successivamente anche il cinema, con pellicole sempre più orientate verso i viaggi intergalattici alla scoperta di galassie sconosciute. Solo un anno prima che l'uomo mettesse piede sul suolo lunare, Stanley Kubrick, nel 1968 con 2001 Odissea nello spazio, sdoganò la fantascienza come genere cinematografico. Difatti, fino a quel momento era stato confinato nell'ambito del cinema di serie B.
aprendo nuovi orizzonti all'alba di un decennio che stava per nascere. Ma furono soprattutto gli autori e le produzioni inglesi a sfornare i primi veri gioielli nel genere fantascientifico in televisione, principalmente grazie alla collaborazione della coppia di coniugi e produttori Jerry e Sylvia Anderson, autori di serie di successo fra cui Thunderbirds e sul finire degli anni 60 il celebre UFO, la prima serie TV che mostrò l'estetica plastificata e multicolore della fantascienza dei primi anni 70. Una volta conclusa fra alti e bassi la prima stagione di UFO, i due autori decisero di produrre una seconda serie ed iniziarono a lavorare ad un progetto chiamato provvisoriamente UFO 1999, una sorta di sequel con lo stesso protagonista, il comandante Ed Straker. Il plot originale prevedeva che fosse ambientata in una base lunare colpita da un bombardamento alieno massiccio. Purtroppo per quel progetto ambizioso e visionario, l'ideatore Jerry Anderson non trovò finanziamenti. Così fu accantonato in un primo momento per essere successivamente rivisto e trasformato drasticamente. Passarono quasi 3 anni e nel 1973, tra mille difficoltà, i coniugi Anderson decisero di riprendere in mano la loro folle idea. E grazie a una coproduzione fra la britannica ITC e l'italiana Rai, venne realizzato l'episodio pilota, chiamato Separazione, di una nuova serie intitolata Spazio 1999. Ma lo scenario era radicalmente cambiato. La serie narrava le vicende di un gruppo di persone in una base spaziale, la base lunare Alpha, un'installazione scientifica permanente collocata nel cratere Plato. Incidenti e decessi della natura misteriosa colpiscono un deposito di scorie nucleari. Ben presto si verifica un repentino aumento del campo magnetico generato dalle stesse scorie, che innescano un'esplosione di incredibile violenza, tale da provocare l'uscita della Luna dall'orbita terrestre. Il satellite così inizia la sua deriva nel cosmo e l'equipaggio della base entra in contatto con civiltà aliene e forme di vita insolite che inducono a profonde riflessioni filosofiche. Passata quasi inosservata, la puntata pilota venne ritrasmessa nel Regno Unito il 4 settembre del 1975. In Italia arrivò solo nel gennaio del 1976 e riscosse subito un grandissimo successo, soprattutto per le storie avvincenti e ricche di colpi di scena e per l'ottimo design, figlio dell'estetica di UFO. Una grande importanza ebbero anche gli strabilianti effetti speciali realizzati dal team di Brian Johnson, che aveva già lavorato al 2001 Odissea nello spazio e che sarà nuovamente presente in Alien e in Star Wars L'impero colpisce ancora. La serie colpì subito il pubblico, anche per le bellissime scenografie ricche di tecnologie futuribili, luci scintillanti e manopole, in perfetta sintonia con l'atmosfera degli anni 70. La prima stagione della serie, costituita da 24 episodi, ottenne un successo clamoroso, tanto da creare subito un fandom entusiasta ed un redditizio merchandising, legato prevalentemente alle action figures dei personaggi e dei modellini in scala dei veicoli spaziali. Sono assolutamente indimenticabili, infatti, le fantastiche riproduzioni delle aquile, le astronavi di trasporto galattico provviste di cannoni laser, e gli Amphicat, i coloratissimi convogli a quattro ruote per le ricognizioni a terra. Dalla prima serie fu tratto un album di figurine edito dalla Panini, e la casa editrice AMZ commercializzò una serie di libri illustrati con immagini tratte dai primi 24 episodi, in tutto 12 volumi per la prima stagione. Nel 1976 la Clementoni mise in commercio un gioco da tavolo ispirato alla serie, con tanto di astronavi Aquila in miniatura, la Luna che cambiava posizione nel cosmo e addirittura un rudimentale computer con scheda perforata. In Italia la vita della serie fu più travagliata. Nel 1975 sbarcò nei cinema italiani un lungometraggio che riuniva gli episodi Separazione, Gli occhi di Tritone e Un altro tempo, un altro luogo, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Solo l'anno successivo la prima stagione completa venne trasmessa dalla Rai. I coniugi Anderson produssero insieme solo la prima serie, terminando quindi il loro lungo sodalizio professionale, che aveva portato numerosissimi successi televisivi. Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, i produttori della serie misero subito in produzione un seguito, che purtroppo fu accompagnato da scarsa fortuna, a causa di alcuni fondamentali errori di valutazione che generarono un repentino ed inarrestabile calo qualitativo della serie. In seguito al divorzio professionale e coniugale degli Anderson, si scelse di coinvolgere lo sceneggiatore americano Fred Freiberg,
Già suo malgrado conosciuto nell'ambiente come il killer delle serie TV e artefice del flop della terza stagione di Star Trek. Arbitrariamente, Freiberger decise di far scomparire alcuni personaggi essenziali e molto amati, tra i quali Victor Bergman, David Cano e Paul Morrow. Optò pure per una riduzione del budget, impoverendo gli ambienti e le tecnologie. Le trame divennero caotiche e prive dell'originalità dell'edizione precedente. Tutto ciò causò lo sconcerto dei fans, ma addirittura lo sdegno degli stessi attori, non prima però di aver prodotto i 24 episodi della seconda stagione che ne decretarono il definitivo ed inesorabile declino. Successivamente fu presa in considerazione la possibilità di produrre un finale di Spazio 1999, che però non fu mai realizzato. Il titolo doveva essere Children of the Gods, e la trama più o meno questa. In un futuro lontano, il 24 secolo, i discendenti degli Afani si sono stabiliti su un nuovo pianeta, e da lì hanno iniziato a colonizzare altri mondi. Tutto ciò avviene sotto l'occhio di una civiltà aliena più avanzata, che sorveglia questa espansione. I discendenti degli Alfani vengono rispediti indietro nel tempo, al 21 secolo, su Alfa, dove compiono atti di grande crudeltà ed infinita generosità nei confronti degli occupanti della base lunare. Il comandante Koenig riesce a scoprire che i bambini sono in realtà dei loro discendenti e oggetto di un esperimento che la civiltà aliena sta conducendo sugli umani. Se i bambini distruggeranno la vita sulla base lunare, gli Alfani non avranno discendenza. Pensato come il prologo ad un possibile sequel della storica serie, in realtà esso rappresenta niente di più che un commosso e definitivo omaggio ad uno dei fenomeni di culto della televisione degli anni 70, che a oltre 40 anni dal suo esordio è riuscito a crearsi un seguito senza pari. Nel 2012 venne messo in cantiere un remake della serie, intitolato Spazio 2099. Prodotto dagli ITV Studios in collaborazione con HD Films. A distanza di 2 anni, nel 2014, i produttori dichiararono: «Non vogliamo riraccontare la storia del telefilm. Non c'è necessità di riraccontare la storia perché Spazio 1999 esiste già». Il 17 maggio del 2014, il produttore Jace Hall annunciò che stava mettendosi in contatto con potenziali partner, ma che il processo non sarebbe stato veloce. Successivamente, tuttavia, il sito ufficiale venne disattivato e non si ebbero più comunicati ufficiali sul destino della serie. Bene, siamo giunti al termine di questo video del contenitore di notizie inutili. Come di consueto vi rammento di iscrivervi al mio canale, di mettere un like o lasciare un commento se questo video vi è piaciuto. E buoni viaggi intergalattici a tutti!